Radio Icaro Rubicone presenta, in diretta dallo studio 1 di Savignano sul Rubicone, Daniele Dibla Di Blasio e Mirko Manuz Manuzzi in Romagna Got Talent. E buonasera, benvenuti alla puntata numero 101 di Romagna's Got Talent. Il programma più amato, più seguito, più sussurrato tra amici, parenti, conoscenti, gente che passa di lì per caso e dice: ascolta Romagna's Got Talent, va bene, lo facciamo così. Minacce, e anche quelli che stanno arrivando a sud di Roma l'ascoltano lo stesso. Di Radio Icaro Rubicone, applauso così. Non so cosa ho detto. Ma vai. Anche meno, dopo vi do i soldi, ragazzi, grazie. È perché sono in tanti, capito? Infatti, per quello. Buonasera, benvenuti a voi che ci state ascoltando sui 90 FM, ma soprattutto che ci state guardando sullo streaming di www.rubicone.tv. Buonasera da Diba, ma soprattutto da Gio. Buonasera da Giorgia, ciao Dani. Come stai? Tutto bene? Ma un saluto e un applauso caloroso va a quei due che sono dietro alla finestra, dietro allo stanzino, per fortuna, perché ogni tanto la molla Mirko. Per cui non è... Mirko Manuzzi! Buonasera, grazie. Fantastici applausi, io certo. Con un click mi applaudo da solo. Bravo, questa è la clap di Barbara D'Urso, l'abbiamo rubata. Come finisce pomeriggio 5 vengono da noi, e l'applauso, anche quello proprio spontaneo dal miscelatore, va direttamente al nostro tecnico Samuele Bussoni, audio video super, quello che fa tutto, il Zolli. Ciao, vai, applausone. Puntata 101, siamo ancora, dobbiamo ancora un po' riprenderci dalla sbornia. Siamo carichi dalla puntata 100. Io ci tengo ancora a ringraziare innanzitutto tutti voi che ci avete seguito fino a queste 100 puntate, non proprio tutti, però comunque qualcuno, una tanto, un seguito, e abbiamo creato una schiera di fedelissimi che sono mia mamma e mia zia. Ciao! Sono tanti, bello molto questo. Beh, anche Antonio da Padova, esatto. Ce ne sono un po'. Ci tengo a ringraziare tantissimo i Miami and the Groover, Andrea Amati, che hanno dato vita a quella che è stata una bellissima puntata, quella di lunedì scorso, puntata che potete rivedere se ve la siete persa sul nostro canale YouTube, come potete trovare tutte le altre e anche quella di oggi, quelle che poi verranno nel futuro, però non è che potete vedere adesso, le vedete nel futuro, anche perché nessuno si chiama Marty McFly. Per cui, detto questo, tra l'altro, a proposito di Miami and the Groovers, ieri sono andato a vedere il loro concerto che hanno fatto al Teatro di Cesenatico. È stata una cosa veramente veramente emozionante. Appena potete ve lo consiglio caldamente, andate a un concerto dei Miami, perché le nuove canzoni, ragazzi, il nuovo album, nuovo album, cioè spaccano, bravissimi, sono veramente veramente bravi. Ma detto questo, puntata 101 di Romagna's Got Talent, perché ancora non avete capito che cos'è Romagna's Got Talent. Beh, dai, è un programma, non lo sappiamo neanche noi, 101 puntate, siamo così, ma perché, cosa facciamo, non lo so. Ma no, come mai? Certo che lo sappiamo, è un programma adatto a tu che hai un gruppo, a tu che hai una band, siete un duo, un trio, un quartetto, anche se sei da solo, vieni lo stesso, ti farai intervistare da queste belle facce, da gente professionista come Samu. Non esageriamo. Poi venite a divertire con noi. Qual è il modo per farlo? Contattaci alla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/RomaniasGotTalent. Cliccate un bel mi piace e iscriveteci in bacheca o via messaggi o quello che volete. Siamo in diretta questa sera, potete contattarci anche voi da casa per commentare la puntata, per fare le domande ai ragazzi che sono ospiti in studio, che andiamo a presentare tra pochissimo. Potete farlo come, in che modo? Chiamandoci allo 0541 94 31 84. Ho avuto un attimo di faianza. Oppure Zo? Oppure mandandoci un sms al 334 392 2995. Oh yes. Scrivendoci anche una mail a Radio Icaro Rubicone. No, diretta @ Radio Icaro Rubicone.it. No, perché nel frattempo Mirko ha modificato il carattere. Sembrava un test della patente. Gioca con tutti i dati lì, dopo non ci si perde. Oppure Mirko? Socialmente sulla nostra pagina Facebook, ecco. www.facebook.com/RomagnasGotTalent. Ma detto questo, bando alle ciance, ci ascoltiamo una bella canzone e ci vediamo tra pochissimo appunto su Romagna's Got Talent. Ciao. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Hey mamma, comprami al più presto un orologio. Gesù mamma,
se mi vuoi bene. Devi sapere, non ho risorse da investire nel mattone, e quindi giunto sono a questa conclusione. Io voglio una roulotte come abitazione, la giusta soluzione, voglio provare, ed altre tinte la mia vita colorare, evitando lo schi mutui per la casa con tassi di interesse che aumentano lo stress. Io voglio una roulotte, la voglio adesso. Ehi, hey, mamma, comprami al più presto una roulotte, e su mamma, comprami al più presto una roulotte, dai mamma, comprami al più presto una roulotte se mi vuoi bene. E mi conviene che ogni giorno mi dissanguano le vene, le tasse crescono e la paga è sempre quella, ma in questa vita io voglio restare a galla come fa una palla, ed è un piacere, potrò stare dimorando in ogni dove, e metterò nella mia auto un gancio traino, mi sembrerà da bere la casa nello zaino, e spero che non mi dirai no. Ehi hey, mamma, comprami al più presto un orologio, su mamma, comprami al più presto un orologio, dai mamma, comprami al più presto un orologio se ti vuoi bene. Dove poggiare le mie membra quando è sera, dove potermi poi sentire anche protetto, con cofro basilari e un minimo di tetto, di meglio non mi aspetto, no, non è possibile senza passare dai favori delle banche, e allora ecco dentro me già si fa strada l'onesta alternativa, e ne farò una moda, festeggerò con un campare soda. Mi serve un modo risolutivo che mi permetta di sentirmi vivo ed essere libero di cambiare loco quando mi pare, quasi per gioco. Non c'è una casa dentro i miei sogni, un desiderio è una roulotte, è un'occasione, un investimento, una ragione, questa roulotte. Ehi hey, mamma, comprami al più presto una roulotte, e su mamma, comprami al più presto una roulotte, dai mamma, comprami al più presto una roulotte se mi vuoi bene. Comprami al più presto un orologio, che di pagare lì ma quanto meno me ne fotti, dai mamma, comprami al più presto un orologio se mi vuoi bene. Così diretti. Erano Marco De Vibronda con la roulotte, salutiamo. Ciao ragazzuoli, ci vediamo presto, prossimo a monte. So che sono nei lavori per qualcosa di nuovo, speriamo di averli presto qua con noi. Detto questo, buonasera, ben trovati a voi che magari vi siete appena collegati su www.rubicone.tv oppure se state ascoltando nella vostra macchina sui 90 FM mentre sfrecciate in mezzo alla pioggia. Andate piano perché no? Ci ho messo mezz'ora per arrivare. Un tempo brutto veramente, già lunedì piove, però ci siamo noi il vostro raggio di sole. Detto questo, appunto bentornati qua su Romania's Got Talent, e siamo qua con degli ospiti che vengono direttamente da Ravenna, Forlì, Bologna, un po' dappertutto. Sono incontrati al casello di Cesena Nord, sono venuti qua felicemente a portare la loro musica. Stasera sono qui con noi Mirko, rullo di tamburi, L'Acquavite! Allora, buonasera, perché io ho una grandissima memoria, leggendoli sono con noi Manu, Giulia, Jacopo, Mirko e Gabriele. Non è sbagliato uno. Buonasera a tutti quanti. Indovina chi è Giulia? Lei, ah no, Giulia, scusa. Allora ragazzi, ciao, benvenuti. Bentrovati, complimenti per la trasmissione, così, beh, parole a caso. Veramente altrettanto. Grazie. Allora, classica domanda di rito, come e quando nasce l'acquavite? A livello di invecchiamento o... Ma dipende, anche... di invecchiamento, di distillazione e poi dopo. Di distillazione nasce 2 anni fa circa, questa formazione, sì, più o meno. Anche se le canzoni, il repertorio che si andava a comporre è un po' più vecchio. Sono canzoni accumulate un po' negli anni, ma questa band per suonarle nasce circa 2 anni fa, ecco. Nasce come? Nasce perché tutti ci siamo conosciuti bene o male suonando nell'ambito della musica folk in Romagna, diciamo, facendo parte di altre band, e così quando ho deciso di provare a suonare queste canzoni
ho interpellato... Hai fatto una sorta di scouting in giro. Esatto. Come è stato? Cioè, sul su subito.it dove... No, ho deciso di ingaggiare gli unici che hanno avuto il coraggio di darmi corda e sono queste facce, per fortuna che l'hanno fatto, perché... Altrimenti lo chiedo solo come un pinolo. Qualcuno un po' comune, sì, infatti. No, è il comune di Alfonsine, dove abita lui che ci paga per assistenza sociale. Esatto. Però noi l'abbiamo detto. Appunto, hai anticipato già, il vostro genere è il folk, è un po' il cantautorato folk, siete un po' dei cantastori, diciamo, più o meno. I testi però sono gran parte tuoi? Sì, sono gran parte miei, poi rubiamo anche qualcosa da altri artisti che ci piacciono. Quindi ad un vostro lo concerto, diciamo, però sì, lo dichiariamo. Sì, è giusto, lo abbiamo è giusto. Fino a un certo punto. Ne siamo consapevoli. Siamo sempre pagato. Sì, sì. Esatto. Allora, almeno voi dichiarate, c'è qualcuno in SIAE che non ha dichiarato certe cose. E vabbè, ma non stiamo qua a parlare. C'era una volta una gatta. Ciao Gino. E ce l'abbiamo. Ciao Gino, lo salutiamo, che tra l'altro adesso la sua canzone passerà. C'era una volta una gabbia, ma non sono questi i discorsi. Ciao Gino, tante cose, ciao, guarda, caro. Sempre anche lui, anche... no, stavamo appunto dicendo, da 2 anni però avete già comunque partorito un vostro figlio, che, sì, che è il... Non guardare a me. No, guardiamo in generale. Però lo farò comparire io davanti alla telecamera. Brava, bravissima. Voilà. Che non si vede perché c'è la custodia, quindi sul, fa specchio. Sul vino nuovo. Bello, sul vino nuovo. Quella carta molto gialla. Bella, quella carta gialla. Quella della piadina. Eravamo un po' squattrinati, allora andavamo sempre nello stesso ristorante. Ma rende l'idea. Bello, mi piace. Nel momento in cui lo stava inquadrando, sono... scusate, me lo spacchettavo così si vedeva. Ecco, spacchettato, senza... perfetto. Non faceva riflesso. Sono tutte canzoni del vostro repertorio, quelle incise, un disco autoprodotto? Sì, esatto. Fatto in casa, proprio. Fatto tutto in casa, fatto in pestato, cantina, distillato e specchiato rigorosamente in casa. Come nascono le canzoni dell'Acquavite? Nel senso, di cosa si narra in queste canzoni? Allora, diciamo che il filo conduttore dovrebbe essere un po' sviluppato attraverso immagini rurali, diciamo così. Tanto c'era un pelo di gatto, l'ho tolto lei nel frattempo. L'avete visto tutti, vero? Speravo che non fosse inquadrata in quel momento. No, vai tranquilla, le faccio notare io queste cose. Perfetto, posso, è bello levarsi dall'imbarazzo così. Ma... Prego Manu, continua un po'. Facci. Dicevo... mi sono scordato. Le canzoni sono o racconti di storie prese un po' dall'attualità, da quello che abbiamo intorno, oppure magari anche a volte pensieri più introspettivi di cose che, siccome le ho scritte io per forza di cose, bene o male riguardano me, quindi però sono grato a loro di aiutarmi a suonarle e a cantarle, quindi... Quindi storie di vita vissuta, si può dire. Sì, alcune ho scoperto che fortunatamente hanno diverse interpretazioni anche oltre a quelle che gli avevo dato io e quindi... No, facevo... Perché... Scusate nel frattempo. Perché? Voi non so se seguite, se ogni puntata c'è il selfie da parte di Mirko e ogni volta vengo sempre di profilo. Già, di profilo non sono bellissimo, no? Sto giro, allora, hai colto l'attimo. E sono venuto così. Quando sei il mio, ditemelo che mi abbasso e sparisco. Guarda, io direi subito di rompere il ghiaccio, vi manderei là nel nostro salone, nella sala 187, e vi farei già suonare qualcosa, perché ragazzi sono qui e ci faranno sentire qualcosa live. Qual è la prima canzone che si porterete? Porteremo Una gatta nera e abbiamo la maglietta qui davanti. È un pezzo che parla, diciamo, di discriminazioni in senso lato, prendendo come esempio Una gatta nera, che appunto i gatti neri non sono visti benissimo nel nostro sentire non comune. Toccatevi a casa, diciamo, non toccatevi subito a casa, io ce ne ho una a casa, per cui insomma siamo cautelati che si sta toccando No, ma è quando attraversiamo nella strada che i gatti neri si toccano. Ah, sì. E ne hanno abbastanza ragione. Bene, allora scuffiatevi, raggiungete con la limousine il nostro salone. Nel frattempo vi ricordo che noi siamo sempre in diretta, potete contattarci. La maniera più semplice è farlo tramite la nostra pagina Facebook, Romagna's Got Talent, mettete un bel mi piace, siamo 840.
giusto? Beh, sì, siamo 840. Buono. Dobbiamo aumentare, dobbiamo arrivare addirittura al 2807 entro questa sera. E avete pochissimo tempo, avete poco, ragazzi. Poco tempo. Oppure scriveteci una mail, chiamateci allo 0541 94 31 84, oppure se lo dite troppo in fretta basta andare sul nostro sito www.radioicarorubicone.it, nella sezione contatti troverete tutto quanto. Detto questo, appena dalla regia mi danno via, io direi di passare la Ci linea siamo. Al nostro live stage per un live degli Acquavite. I vostri pregiudizi. Sette vite sembran tante, ma fan presto a consumarsi, e non basta certo il mio mantello nero a difendermi dalle superstizioni della gente. Porta male solo a me il colore del mio pelo, e nonostante il vostro odio la mia razza vive ancora, nonostante la violenza, l'ignoranza e la paura, nonostante sia più facile per voi chiamarmi strega, nonostante la natura che ci lega. Ci vorrebbero ammazzare, quanto è facile sopprimere un problema da affrontare. Voi seguite il vostro istinto solo quando vi conviene, ma da sempre i nostri piccoli sanno come stare insieme, non avete alcun controllo senza usare la paura, ma da sempre vi appoggiate su una fragile cultura, e nonostante i vostri carri di metallo sulle strade, nonostante i fiumi in secca e le sorgenti avvelenate, nonostante vi vantiate di un progresso distruttivo, nonostante tutto questo sopravvivo. Siamo noi, ho visto. Ci siamo! Grandi, un applauso. Adesso appena rientrano, ne facciamo un altro. Acquavite live qua su Romania's Got Talent, qua sui 90 FM, qua su www.rubicone.tv. Stavo per dire anche tutto il sito intero per lo streaming, per chi si ascolta probabilmente anche da fuori Rimini. Di solito si dice da fuori Roma, perché chiamano fuori Roma. Invece Rimini. Da fuori Rimini, ragazzi, complimenti. Grazie. Poi questa qui comunque è una versione unplugged, diciamo. Neanche tanto di neanche tanto. Sì, come? Sì. Ci sono anche gli applausi. Sì, sì, c'era no, la clac. La clac di Barbara D'Urso che abbiamo chiamato apposta. Salutiamo. Se vi piace di più c'è questa più soft.
Questo è un po' più tempo che fa, secondo me. Questa è esatto. Un po' più la trasmissione. Esatto. Io sto molto più da Barbara D'Urso, comunque, però. Non bene. So se volevo saperlo. Di solito questa comunque è il vostro suono è questo qui o aggiungete? Perché ho visto comunque nel vostro sito, che diciamo già che è www.acquavite.it. Scritto con la Q soltanto. Esatto, ecco, perché questa cosa? Ah, ecco. Perché era più particolare. No, in realtà è perché nei motori di ricerca se metti Acquavita ti viene fuori tutte le distillerie tutte della Romagna. E quindi allora per scremare un po' la ricerca. Cosa che posso confermare perché cercando qualcosa di loro su YouTube ho scritto l'Acquavita e mi è venuto fuori di tutto. Vedi. Tranne che. E detto, no, cerco proprio Acquavita senza C e sono venuti fuori loro. Quindi giusto. Se li googolate o li youtubate trovate con Acquavita senza la C, trovate tutto quanto quello che riguarda questi ragazzi. E, dicevi che avevi visto? Sì, no, ho visto dei video che avevate anche, come si chiamano? Uno strumento. Le pive. Esatto. Ah, sì, sì, okay. Le pive. Sì. No, non ci sono in questo pezzo qua, in quello che abbiamo appena fatto. Le abbiamo inserite in repertorio da un po' di tempo per fare altri pezzi, diciamo. Da dove nasce questa vostra passione per il folk e a chi vi ispirate? Potete anche rispondere singolarmente se volete. Va bene, facciamo parlare Jacopo un po', che non ha detto niente fino adesso. No, Jacopo è quello che si ispira a Gigi D'Alessio, quindi... Ah, allora niente. Quindi meglio di no. Manu, dai, facciamo un giro. Ma veramente doveva partire lui. Ma non vuole partire, allora, qua siamo in radio, non è che siamo a casa nostra. Beh, sicuramente, cioè, le sonorità si ispirano un po' anche alla musica popolare in certi... E comunque tra tutti prendiamo spunto anche da questo. E con questo, se lo uniamo alle canzoni che scrive Manu, viene fuori poi anche questo. Ma nel senso, c'è più Irlanda o più romagnolità nel vostro sound? Qua le nostre strade si separano. Io diciamo, per me c'è più Irlanda perché vengo da lì. Cioè, non sono irlandese io, ma ho avuto dei gruppi irlandesi. No, non sembro irlandese. E ho avuto delle precedenti però esperienze musicali. Però bevi birra che non è la vita, no? Nemmeno. Ah, però tutto il resto sì, per cui non si vale whisky, ce l'abbiamo. E sì, io vengo più dall'Irish Folk come formazione musicale, poi ascoltando vari gruppi abbastanza famosi nel settore, tipo Modena, Banda Bardot, i Gang, Casa del Vento, ne citiamo un po' così per non fare pubblicità solo a uno, e ci siamo ritrovati tutti sotto i palchi, bene o male, negli anni, da quando eravamo ragazzini fino a... Vabbè, te ragazzina non ti ho mai visto, ora che ci penso. E comunque, no, che si vede in TV che mi tratti male. Ci siamo ritrovati. Speriamo che in questa puntata di Romagna Scottale nessuna cantante viene maltrattata, ecco. A parte dai componenti del suo gruppo. Tra l'altro io ho una domanda. No, aspetta, c'è una telefonata. Perché abbiamo una telefonata perché non so non se lo sapete. Non è proprio una telefonata, ma è un super inviato speciale. Sì, sì, perché abbiamo delle grandi esclusive, noi diremmo. Radio Icaro Rubicon, abbiamo degli inviati in giro per il mondo solitamente, in questo momento il nostro inviato dovrebbe essere a Roma, non so bene per quale missione, non me l'ha specificata, però ce lo dirà lui così in questo momento. Pronto? Ci sei? Pronto? Salvatore? Pronto! Ciao Salvatore, come stai? Buonasera, come state? Noi tutto bene, bene, tu? Grazie. Fate a turno la risposta, insomma. Sì, sì, siamo i turnisti della risposta, mai. Noi. Ho capito. Giorgio, tutto bene? Tutto bene, grazie. Sei ancora lì, insomma, come si chiama, De Blasio? Purtroppo sì. Quello là, grazie comunque, bello. E quindi volete anche farmi credere che avete degli ospiti che hanno la pazienza di venire da voi? E sono anche in tanti, tra l'altro. Non solo qui in studio. Sono? Sono in cinque, ragazzi. È fantastico, ma insomma sembra un bel numero 5, va. Invece tu dove sei precisamente? Io sono a Roma. D'altro sei... E non so se avete notato che sto perdendo quasi completamente l'inflessione siciliana. Sì, è incredibile. Si sente tantissimo, guarda. Cioè, proprio le consonanti ormai le riduco al minimo indispensabile. Insomma, sto migliorando. Hai una dizione perfetta. Guarda, parli quasi meglio l'italiano perfetto te che l'inglese Renzi, per dire, veramente.
Ma cioè, Renzo non parla inglese, fa dei loop, lui dice de e ha già articolato un discorso, insomma. Lui è quello che si è sperato, grazie a Sting e Police, da e ah, ecco, è lui, adesso... quello. Quante cose scopriamo in così dobbiamo poco fare, tempo. Dobbiamo fare questo governo del fare. Ascolta, ma so che sei in missione. Allora, finalmente, grazie anche a tutti i collegamenti fatti con Radio Icaro Rubicone, ho acquisito una credibilità che è seconda a nessuno. Praticamente mi hanno coinvolto nell'organizzazione del giubileo. No, davvero? Addirittura? Addirittura è quello che ho detto anch'io quando mi hanno chiamato, pensavo che avessero sbagliato il numero. anche noi. E invece hanno chiamato me. E lo scoop sapete qual è? E qual è? Perché siccome praticamente loro temono che ci sarà il caos in quel periodo. Già il chiamiamo... caos se, dove sei te in questo momento, che c'è un sacco di traffico incredibile. Ma sono in mezzo alla strada, non è che io ho un ufficio ancora. Lo so, però se puoi spostarti un po' più verso il marciapiede, non stare in mezzo alla strada che... No, in mezzo alla strada si fa per dire, sono sul marciapiede, non è che io mi metto a fare lo spartitraffico. Ma conoscendoti queste cose potresti farle. Beh, lasciamo perdere, insomma, che ci sono delle signore in studio, ecco. E non vorrei dare delle risposte azzendate. Allora, dicevo, praticamente il miglioramento sta nel fatto che mi hanno coinvolto per il giubileo. In che modo, direte voi? Chiedetemelo, in che modo? In che modo? In che modo? Ma questa domanda me l'aspettavo. Allora, praticamente, grazie a uno dei servizi migliori che la città di Roma offre, siamo tranquilli. E qual è il servizio migliore, scusa? I vigili urbani. Ah. Praticamente grazie siamo ai vigili urbani tranquilli. Di Roma siamo ma io praticamente sto facendo un corso di formazione, cioè l'assenteismo legale. Cioè, gli sto insegnando come fare per assentarsi senza che nessuno gli rompa i gabbazzisi. Praticamente si dichiareranno, questa è una cosa che resta tra di noi, non ditelo a nessuno perché non si deve sapere. Durello che nessuno qua dice niente. Mai. Fantastico. Allora, praticamente loro si dichiareranno tutti musulmani, buddisti, eccetera, eccetera, quindi non possono prestare servizio nel momento in cui c'è il giubileo. Ditemi voi se questa non è una trovata geniale. Sei veramente incredibile. Guarda come gli italiani riescono sempre a trovare una soluzione a tutto. Complimenti, veramente. Bravi. Bravo io Salvatore. Credo che di questa cosa se ne possa vantare dopo avere un primo ministro che fa il rap, il loop con Dedede. Penso che insomma questa sia una grande soluzione. Soprattutto perché l'alternativa sarebbe fare il giubileo a Milano. Dice Calderoli. No, è già un casino adesso con l'Expo, figurati se fanno un giubileo lì, riuscirebbero anche a farsi condannare per qualche costruzione abusiva anche per il giubileo. Per cui meglio di no. Ma non facciamo fatica adesso. Comunque, sentite, io devo andare perché c'ho un impegno. Tra l'altro ho mandato una missiva al Papa Emerito. Ah sì? Sì, il buon... Lo chiamo Hannes io perché siamo intimi. Vabbè, è Benedetto XVI, papà Ratzinger, non è che siete così amici, dai, su. No, diciamo che l'amicizia è epistolare, ci scriviamo spesso e lui condivide quello che dico, quindi io ho anche detto che grazie a lui farò parte di questo comitato del giubileo. Ragazzi, scusate, sì. È un piacere stare con voi, ma devo andare. Grazie, sempre... mi raccomando, in bocca al lupo, come si suol dire in questi casi, ad maiora. Chi? Cosa? Non lo so, però tante care cose. Ciao, grazie. Ah, ecco, sì, grazie, ragazzi. Facciamo le mani, arrivederci. Ciao, Salvatore. Ciao Salvatore. Arrivederci. Grande collegamento telefonico in esclusiva di Radio Icaro Rubicone, il nostro Salvatore Patanè, un inviato specialissimo, è un uomo che si occupa di tutto, ma soprattutto di niente. Stavamo parlando appunto con i ragazzi, torniamo a voi, scusate per questa piccola parentesi, però quando si parla di cose serie noi siamo sempre in pole position, che è questa qui la cosa seria, non quella di prima. Appunto dicevamo l'ispirazione musicale. Esatto, io dicevo che venivo dall'Irish, ma sono l'unica, perché poi, per esempio, Manu... Per esempio, in realtà, anch'io Irish ne ho ascoltato tanto, però diciamo che non predomina nelle mie influenze musicali. Cioè, partire, partì dal punk
per poi fare tutta una serie di collegamenti fino ad arrivare a anche canzoni dialettali, quindi diciamo di acqua ne è passata tanta e ho cercato di mescolare in un punto di arrivo un po' tutti i miei ascolti. Naturalmente non è facile e non è tutto qui. Beh, certo, oggi così. Guarda, io direi di approfittare per ascoltare una traccia audio dal vostro disco. È una canzone che volete ascoltare, dicevate all'inizio, perché non mi ricordo se si era già preparata. Mirko, avevamo già detto l'ora di arrivare è la numero uno. Questo obiettivo, esatto, come dici, questa è molto Irish, questa sì, è quella con le influenze forse più Irish del Irish suono di tutte. Perfetto, allora ce la ascoltiamo. Buon ascolto a voi amici che state seguendo su 90 FM, state guardando su www.rubicone.tv. Buon ascolto. Pagato veramente poco per suonare al mio funerale, mi hanno pagato veramente poco, chi me l'ha fatto fare di morire? La città si è paralizzata perché piove al mio funerale, tutti in fila, semafori spenti e farò tardi per arrivare. Aspettato veramente poco per iniziare il mio funerale e hanno aspettato veramente poco, mi sembra questa l'ora di arrivare. E nel camposanto la gente balla, qualcuno beve, qualcuno inciampa e sopra la panca la capra tracanna, la botte vuota, qualcuno traballa. E nel camposanto la gente balla, qualcuno beve, qualcuno inciampa e sopra la panca la capra tracanna, la botte vuota, qualcuno traballa. Sacerdoti dietro l'altare hanno fumato veramente troppo, dimenticandosi di pregare. Mi è capitato veramente per caso il miracolo di ritornare. Stavo morendo ma mi sono distratto nel vedere la gente ballare. Vite qua su Romania's Got Talent, bello, mi piace bello, questa sì, sonorità. Si è sentita molto questa atmosfera Irish. Ci mancava un po' di vino veramente, così brindavamo, festeggiavamo. Un po' di birra magari. Sì, anche, un po' di tutto. Poi tra l'altro è anche San Patrizio domani, per cui sembra quasi fatto tutto apposta, ma noi non lasciamo mai nulla al caso, anche perché non è venuta proprio per forza, cioè, però appunto, no? È capito? Io non so cosa ho detto, ma l'ho detto benissimo. Grazie quindi... il petrolio, eh? Sì, nella vostra biografia c'è scritto che tu ti interessi molto della mitologia popolare. Sì, forse ho usato un parolone per dire che
mi piace ascoltare, diciamo, storie vecchie, quelle che ti potevano raccontare i nonni, oppure i vecchi al circolo qui fuori. Esatto, per esempio, esatto. Che in realtà è proprio così, cioè, diciamo che alcune canzoni che ho scritto nascono da racconti. Sì, o racconti, oppure è questo che intendevo prima con collegamento con la ruralità, la parte più terra terra della nostra storia, ecco, diciamo così, cioè. I vari aneddoti, le varie situazioni, era con quello là, il famoso, e quello là, quello là, quella che famoso, quello là, di fantasy te fiord, esatto, proprio quello, lui, quello ovunque Tattarcord, quello che ho proprio fatto, no. Erenzir con che tabac, che comunque adesso la traduzione di tabac, sì, per tabac dal dialetto alfonsinese fanciullo. Ah, ok. E quindi in realtà al momento questa sera e nel disco non suoniamo canzoni in dialetto, ma capiteranno occasionalmente nel perché repertorio. Perché le fate anche proprio in dialetto? Al momento no, ma io ne ho scritte diverse in passato e adesso le porterò anche in questo gruppo. Mm-hmm. Succederà. Succederà. Bene. Anche te, Giulia, canti in dialetto? Ma mi ci faranno provare, però io diciamo che io sono l'unica che viene da Bologna del gruppo e già il romagnolo lo capisco poco, in più non ho origini bolognesi, ma d'altro sono... Beh, però anche l'italiano lo capisci poco. Sì, anche l'italiano lo capisco poco, ma... quindi... ma perché sono troppo avanti. Ma come mai una cantante donna? Sbagliato? Non si fa? No, no! No, no, cioè, mamma me l'aveva detto che non qualcuno iniziare. Che pulisse i piatti quando mi fai mangiare. Ecco. No, ma infatti io mi chiedevo, questa è la puntata 101 vostra, scusate se io vi faccio una domanda, ma è molto nel mio stile, ma col fatto che sono l'unica donna del gruppo, non è che mi avete preso per Crudelia De Mon? No, noi vi abbiamo preso apposta voi perché ci date la giusta carica per la puntata 101. Benissimo, benissimo. No. Alla carica dei 101. Ecco, appunto, era quello che intendevo dire. Vado di là un attimo. Comunque, volevo sapere il perché di questa scelta. È stata studiata o... Sì? Sì, allora, è stata studiata perché... Come? Che dirò lui, dice. Mi hanno assunto. Io dico la mia versione, poi voi dite la vostra. La mia versione è che... essendo un repertorio... Ci sono anche diverse ballate, cose da ascolto. Era... più bello avere più varietà, diciamo che ti potrebbe anche capitare la serata da pubblico seduto, oppure quindi è più bello avere più varietà magari di voci oltre che di sonorità, e inoltre ci sono proprio alcune canzoni che ho scritto appositamente per essere cantate, pensate per essere cantate da una donna, e quindi... Provolone. Ma sai, questa l'ho fatta apposta per te perché voglio sentirtela cantare. Hai esordito così, vero? Certo, come no. Ma già vi conoscevate o anche ci conoscevamo? Sì. Sì, ci conoscevamo già, insomma, come dicevo prima, un po' perché ascoltavamo la stessa musica, ci trovavamo sotto i palchi ad ascoltare i nostri idoli. Proprio sotto i palchi, cioè c'era la gente davanti, noi eravamo sotto a ascoltare la musica. Sì, immagino. Vabbè, avete pogato insieme lo stesso. Abbiamo pogato insieme, poi è nata questa occasione. È anche bella, secondo me, l'alternanza di avere una voce maschile e femminile, perché ti permette di fare più cose, infatti, sia insieme che separatamente. Ecco, si possono prendere varie direzioni. E poi le versioni non ufficiali sono appunto lavapiatti, bersaglio da presa in giro, la bionda del gruppo. Ecco, questa è la sua disgrazia, perché viene bersagliata. Fammi prendere paura. Chiedo scusa a tutte le bionde in ascolto, in visione, ovviamente per loro non vale, vale solo per lei. Quindi state tranquille, ragazze bionde. Perché... Amiche a casa, tranquille, in caso chiamatemi, 333, sì. No, vabbè, non sono questi discorsi, vi vogliamo sentire ancora live, sì. Quindi vi rimaniamo di là, cosa si fate questo giro? È la volta della ballata dei moscerini. Esattamente. Perfetto, quindi noi staremo qui a fare così. Cercando di schiacciarli uno tutti. Per uno. Sì. Dai. Scuffiatevi pure, raggiungete con il metrobus la nostra sala 57, la nostra live stage. Nel frattempo vi ricordo ancora che come siamo collegati noi con il nostro grandissimo inviato Salvatore, voi potete contattare noi chiamandoci lo 0541 94 31 84 oppure molto più semplicemente cosa fanno? Ci scrivono dove? Su Facebook. Oh yes, alla pagina Romania's Got Talent, dove c'è la foto bellissima fatta da Mirko, dove finalmente l'ho visto con la coda dell'occhio, solo lui si è girato e ci ha fregato con la coda dell'occhio, però... sono riuscito a vedere. In realtà credo sia uno dei più bei selfie meglio venuti, a parte, vabbè, la Giorgia che guarda.
Vabbè, guarda, io, no, io parlo era, intanto. Era bello anche quello della puntata 100. Sono pronti, ragazzi, di là, Samu? Sono quasi pronti. Ci siamo. Ok, buon ascolto con l'Acquavite. L'estate è finita, c'è chi si lamenta, ma noi stiamo qui. Puoi trovarci appiccicati ad una botte dall'alba alla notte, perché nasce qui il vino nuovo e noi moscerini. Siamo piccoli e innocui, ma siamo a milioni. Poco importanti, ma molto irritanti. Vorresti schiacciarci, ma non puoi spaventarci. Quando il mosto ti punge il respiro, ti tocca aspettare, lasciarlo nel tino ancora un pochino. Puoi vederci volare in cerchio sopra una botte per tutta la notte. Balliamo così sul vino nuovo e noi moscerini. Siamo piccoli e innocui, ma siamo milioni. Singolarmente non contiamo niente, ma quando siamo tanti non puoi più ignorarci. Bravi. Acquavite qua live a Romagna's Got Talent, qua sul 90 FM, qua su www.rubicone.tv. Stanno già arrivando i vari mi piace al selfie fatto da Mirko, postato sulla nostra pagina Facebook. Se ancora non l'avete fatto, ribadiamo ancora una volta il concetto, cliccate un bel mi piace. Complimenti ragazzi. Bravi. Finché non rientrano tutti vado. Allora, dai! Sembra l'ora di arrivare. Bravissimo. In fondo al pulmino, sai. Vado con calma. Sì, perché comunque non, voi che da casa ci guardate, magari non siete venuti qua
mai nella nostra radio, lo sapete, il studio è lontanissimo dal nostro studio qua. Sì, sia la metro, che il bus, sono chilometri e chilometri, però abbiamo un super metro velocissimo, per cui consente ai ragazzi di arrivare fino a Siviri e dopo la piazza, sulla destra, come state guardando. C'è adesso. Esattamente. Esatto. Il vostro disco auto, avete registrato dove? Cioè in casa proprio veramente o avete comunque... È fatto in casa in tutti i sensi. In tutti i sensi? Sì. Come quanto... si fa? Sì. Così, come si fa a autoprodursi un disco? Naturalmente, cioè, ovviamente rapportato ai mezzi di cui potevamo disporre, ci si ingegna un po' con microfoni, software audio, materiale diciamo di... fascia medio-bassa, diciamo così. La cosa più importante, proprio la principale, che serve per fare un qualcosa in casa, è la mancanza di fondi per farla fuori. Sì, sei comunque, questo disco è ancora in vendita, se non lo denigriamo più di tanto, cioè, felice, cioè, poi vediamo, vedete voi, ecco. No, a parte gli scherzi, negli anni ci si impara appunto ad arrangiare, a volte anche solo perché... per la curiosità di far, proprio di provare a farti le cose da solo e vedere cosa riesci a produrre. E questo un ottimo risultato, direi. Perché, poverina? No, ti lo so. E quanto tempo ci avete messo per registrare, per poi fare il tutto, per creare questo qui? No, questo è un altro paio di maniche, perché il tempo diciamo che non sarebbe neanche tantissimo. Il più è aspettare che tutti abbiano tempo di provare le parti, registrare. Il tempo in tutto, non so, secondo me tra registrare e mixaggio è un paio di mesi, direi. Vabbè, no? È nella norma, Sì, no, considera che erano tutte canzoni e arrangiamenti già pronti a cui abbiamo aggiunto veramente poco. Veniva già da un'esperienza comunque live e quindi fondamentalmente si è trattato solamente di mettere... Su disco quello che si faceva fuori, ecco. Okay. E pensa che costa solo 5 euro. Vedi? Beh, esatto. Costa solo 5 euro a corrente numerosi. A corrente. Qual è il posto, il luogo adatto ad un vostro concerto? Dove vi trovate meglio? Io direi in una suite d'albergo, possibilmente con la jacuzzi. Pagata ovviamente da chi... è un buon champagne. Osteria. Per dire, allora, la butto lì così un attimo. Aspetta, posso... Altrimenti va bene anche l'osteria, come dicevo. Posso fare così mentre rispondo? Vede cosa serve la donna nel gruppo? Certo. Ci penso io, faccio la presa di Mr. Spock. E... vai. Sì, osterie, piazze sagre, feste di paese... naturalmente, ecco. Niente, tutto a posto, tutto nella norma. Si provano cose alternative, manovre. Esatto, questa no, è la... No, perché visto che c'è la telecamera ne approfittiamo per fare cretini più del solito. Esatto. Tra l'altro, si chiamano coreografie innovative. Già, questa è una mossa che poi ci sarà anche in 50 sfumature di nero e nel prossimo sequel del famosissimo. Ma torniamo... Anzi, noi abbiamo una nostra versione che è 50 sfumature di vino. Ecco, perfetto. Guarda che quello è il top. A proposito di vino, soprattutto il vino nuovo, io ci ascolterei un'altra traccia dal vostro disco. E quale vogliamo sentire? Io proporrei 4 colpi di piccone. Perfetto. E da non dare alla Giulia, nel senso che ti devi tenere qua. Non esageriamo con la povera Giulia. Quando l'ho scritta, lei non era ancora nata. Quindi. Perfetto. Ok. Buon ascolto. Per entrare sottoterra, poi per ultima si accende la fiammella. Con il fuoco riusciremo ad aprirci questa via, questa trappola che si chiama galleria. Quattro amici che ci aspettano seduti all'osteria, con il vino e con le carte consumate. Ogni volta che torniamo con le dita ancora nere, cominciamo una partita ed un bicchiere.
sempre un po' di pane dentro al forno, con i ferri sempre in mano e una maglia da cucire e una tuta molto sporca da pulire. Vedi alla polvere che abbiamo sui vestiti, cos'è che si respira in mezzo a quei detriti? Vedi alle lampade che abbiamo sui cappelli, dov'è che scenderemo spingendo quei carrelli? Per tornare sottoterra, ogni volta ripartire per la guerra. Non si sa se dormiremo dentro al letto questa sera, qualche volta si rimane giù in miera. Vedi allo zolfo che ci rimane addosso, cos'è che respiriamo tutti i giorni dentro a un pozzo? Chiedi ai fiammiferi che accendono con le dita se bruciano più lentamente della nostra vita. Chiedi al padrone se ha fatto il suo dovere, se ha salutato sempre le nostre facce nere. Chiedi al piccone che si consuma piano, se non si è mai accorto che non ci consumiamo. Sempre il countdown di Mirko, perché sì, perché lo legge, allora quando riesce, okay, a leggere. No, sto scherzando, io senza Mirko non avremmo fatto questa puntata e neanche tutte le altre 100, per cui non smetterò mai. Stai dimenticando le puntate demo. Ah, quindi esatto, sono più o meno, sarebbero 105, quindi più o meno quest'ora. Sì. Più 3, le 4. Ore passate di post-produzione, e pre-produzione, le volte che ti sopporto, esatto. Poi da quando hai portato la Giorgia, oh, guarda. Ciao. No, ormai è stabilizzato l'acconciatura di capelli, da quando è stabilizzata l'acconciatura. Io vado domani dalla mia parrucchiera preferita. Guarda, di muco. Paura. Guarda, con queste aspettative io avrei bisogno di una benedizione, davvero. Perché ho bisogno appunto di una benedizione, perché sennò abbiamo qualcuno in linea? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Ah, sua santità! Ma che piacere averlo! Caro Daniele, come stai? Molto molto bene. Lei come sta, Papa Emerito? Buonasera, santità. Ah, buonasera, abbiamo anche Giorgio questa sera. Sì. Che belle notizie che mi giungono. Poi come dica, state, ragazzi? Noi stiamo molto bene, Sua Santità, è la puntata 101, siamo qua. Infatti mi avevano detto di battezzare la carica delle 101. Bella, sì. Sono contento per voi, esatto. Avete superato i 100, quasi come me. Esatto. E tra l'altro l'unica cosa di dalmata sono i miei capelli, per cui direi che siamo proprio a tema. Ah, ti sei maculato la testa? No, no, è bisogno. Proprio, non c'è bisogno, è tutta la natura che fa così, è la vecchiaia. 30 anni buttati via. Ma detto questo, come sta? So che è in preparazione anche lei tra giubileo e quant'altro. Ma in questo momento mi preoccupa più quant'altro. Ecco. Nel senso che sai che io sono grande tifoso, no? Sì, infatti lei è un grande sportivo, un tifoso, un appassionato di calcio. Come, ovviamente come mio successore, però lui tifa squadra di Argentina, io non posso. Hanno provato a farmi diventare tifoso della Roma o della Lazio, ma
sarei stato contro natura. Sì, infatti, e quindi lei è tifo una squadra tedesca, immagino. Sì. E qual è la squadra? La squadra ovviamente è Borussia. Come Borussia? Mönchengladbach. No, l'Aspa. Il Dortmund, quindi lei è in preparazione per la partita di domani, no, mercoledì. I motivi sono due. Il principale è che mi piace il colore giallo-nero. Ah, ecco. Un po' come Ape Maia, no? Esatto. E l'altro è che siccome altre squadre per Russia hanno nomi impronunciabili, allora uno va sul sicuro. Esatto, assolutamente sì. Perché... Poi uno prova a gufare anche, no? Sua santità, vero? Io sono superiore a queste cose, sai bene, caro Mirko, che queste cose non mi toccano. Tra l'altro volevo mandare un saluto al vostro inviato. No, sì. Salvatore Patanè che è veramente un simpaticone, lui ha provato a mandarmi in salio sbagliato. Però io ho i miei informatori, non posso sbagliare il salio. Lui mi ha detto di andare a Borussia, è simpatico lui. È simpatico, è veramente simpatico. È un cialtrone più che altro, ma è meglio dirlo che dire che è simpatico, perché sennò direi brutte cose su di lui e non va bene. Guarda, con quello che vi ritrovate adesso in Italia, francamente, meglio avere un simpatico così. No? Assolutamente sì. In questo momento c'è un'espressione che ho imparato, che forse non mi si addice. E qual è? È meglio avere un patanè in casa che un gatto attaccato ai meloni. No, per la sua santità, che cos'è sta musica che è partita in sottofondo? Ho paura. No, io ovviamente ho sempre i miei ragazzi che proprio mi canti, no? Ah, giusto. Anche quest'ora? Soprattutto quest'ora, perché prima fanno cori da stadio che sono improponibili. Okay. E qui a Castel Gandolfo, oltre una certa ora, non si può fare il casino. Quindi c'è un trapposto, un rave party fatto dai suoi chirichetti. Che bei momenti. Sono momenti fenomenali. Sono santità, allora io la saluto e forza Juventus, quindi. Beh, diciamo che te la lascio dire, io preferisco Borussia, però meglio avere, come si dice, Juventus che vince e va avanti così, Italia si riprende un po'. Diciamo la forza Juventus. Esatto. Sì, forza Juventus, le dico molto, molto volentieri, mi piace anche perché, vista la mia età, il bianco e nero mi si addice, quindi no. Preferisco fare... queste cose e con la speranza di avere voi per altre 100 puntate. Anche prima volendo. La salutiamo, buonanotte. Buonanotte. Che Dio vi benedica a tutti, soprattutto a Giorgia. Grazie sua santità. A presto, prestissimo. Guten Tag. Bene, benissimo, non so cosa vi ho risposto, però ha capito. Comunque eravamo rimasti, che abbiamo ascoltato, che brano abbiamo ascoltato? Quattro colpi di piccone. Esatto, da dare in testa a chi non vi piace. Chi si vuole. E intanto ci dicevate che è da raccontare un po' questa canzone, sì, c'è una storia dietro. Insomma, nasce da una cosa un po' diversa, nasce da uno spettacolo, giusto? Nasce prima lo spettacolo o prima il pezzo, Manu? Perché contestualmente. La sa meglio lui. Contestualmente. Ok. Continua pure. Continuo io. Nasce contestualmente a uno spettacolo teatrale portato in scena dai Briaca Banda, di cui fanno parte Guido e Mirko. È uno spettacolo che racconta storie molto dure, storie di miniera. E allora il regista dello spettacolo, che si chiama Renato Ridolfi, mi propose di scrivere questa canzone e contestualmente appunto allo spettacolo. E quindi... questo è stato il risultato, un racconto così a modo mio di una storia di minatori. Ecco. Che parla dei minatori di Perticara, che comunque è qui. Sì, sì, qua nelle nostre montagne, sì. Guarda, io visto che ci piacete tanto e un po' poco il tempo stringe, vi rimanderei di là nella nostra live stage perché avete ancora delle canzoni da farci sentire live qua. Ad esempio? Canzone delle stagioni. Esatto, che parla sempre di tempo. Non sì. Che stringe, ma che si succede. Esatto, in modo alquanto bizzarro, come potete vedere, dal tempo fuori. Appunto, assolutamente.
scuffiati pure, andate, ecco, ecco, niente, si è portato via un po' di cuffie, non è niente, c'è il lancio della cuffia, non c'è ecco, nuova specialità olimpionica. Sì, esatto, lo troveremo presto, prossimamente, ah, proprio, è bene. Se ragazzi vi sono piaciuti, vi stanno piacendo, vi piaceranno anche dopo questa canzone, ditecelo come, in che modo, scrivendosi appunto sulla nostra pagina Facebook, come sta già facendo qualcuno, adesso dopo andremo a vedere, adesso dopo. Parole a caso, se no potete contattarci andando nei vari numeri, nei vari metodi sul sito www.radiocarorubicone.it, nella sezione contatti troverete tutto quanto. Detto questo, appena quei bei personaggi là dietro mi danno il via, potrei dare il là alla prossima canzone live dell'Acquavite. Ciao! Di piano sole sempre più lontano, pioggia per nutrire i semi e foglie per nasconderli, luna che diventi buia, nebbia copri la pianura, luce cali dal tramonto e scendi sotto agli alberi, madre che riposi all'ombra, prendi le radici da intrecciare, madre non dimenticare, serve ancora legna da bruciare. Bianca addormentata, terra quasi soffocata, vento nei verrami secchi e notti senza giorno, luna che diventi scura, fango, ghiaccio, poi paura, sole freddo e pallido, sembri quasi spento, madre che rimani al gelo, scalda questi semi a riposare. Fuoco non dimenticare, qui c'è ancora legna da bruciare. Germogliano, luna che ritorni bella, fiume riempi questa terra, legno che respiri ancora, festiti di foglie, madre che dormivi all'ombra, è tempo di svegliarsi e di cantare. Pioggia non dimenticare, ci sono i campi da bagnare. Terra spettinata al vento, spighe nuove di frumento, spighe cariche di grano e polvere nel. Luna che ritorni piena, fuoco illumina la sera, pioggia quanto basta per la sete della terra, madre che ti scaldi nella luce, resta qui fino al tramonto. Sole non dimenticare il grano, è tempo di raccolto. Oh yeah, bravi, 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 bravi. Acquavite live qua su Romagna's Got Talent, sui 90 FM, su, sentitelo, esatto, è giusto, se lo sono meritato, su www.rubicone.tv, ancora tanti mi piace che arrivano sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra foto che ha fatto, e soprattutto c'è un commento di un amico, Lorenzo Semprini di My Mezza Groover, che salutiamo. Ciao ragazzi, faccio ancora tanti complimenti per il concerto di ieri, siete stati straordinari, come dice Bonarigo. Ragazzi, complimenti.
Grazie. Dai, bravi, bravi, bravi. Quanto vi dobbiamo? Dove dobbiamo? Per la cucchiata stasera. La no, non si dice niente. Non è successo assolutamente niente, tranquilli. Niente. No, comunque sono stati gli altri, l'Acquaviti e quelli con la CQ. Esatto, colpa loro. Sì, ha lanciato che sanno scrivere, esatto. Ha lanciato cuffie come fossero monete davanti alla fontana di Trevi. Bello tutto questo. Avete adesso passo il cavo come ai concerti, no? Che lui è quello più precisino di tutti, si mette lì tra. C'è sempre quello che è preciso. Tra. Che è quello che dice dai, non così si rovina mai il cavo. Quello è lui. Ci vuole uno che poi dopo abbiamo quello paranoico che è lui. Passa in sovraimpressione. Il cespuglio che è lui. Sì. E l'aspirante l'ex cespuglio. Ti ricordo che non so come arrivare. Poi si chiede perché la tratta male. Dopo te la vai a cercare. Oh, finalmente qualcuno te lo dice in diretta. Bisogna vedere se nasce prima l'uovo la gallina. Cioè. Esatto, insomma, giustamente lì. Lei pizzica voi come voi pizzicate lei. Dopo ecco. Finisce il risso, non si sa perché. Però concerti, però andateli a vedere perché è bello. Potete fare anche delle scommesse su chi prende più pugni. Ma no, non è vero. Avete qualche live prossimo avventuro? Esatto, abbiamo qualche live. Di concerto, diciamolo. Con la bella stagione arrivano anche i live finalmente, usciamo dalle cantine e veniamo allo scoperto. E direi che partiamo il 2 maggio, esatto, perché prima saremmo forse in giro da qualche altra parte, ma il primo live affermato e ufficiale sarà il 2 maggio al mare. Andiamo a Marina Bagno Romea, Corallo a Marina Romea. Corallo, in onore della festa dell'Ampi. Dell'Ampi di Porto Corsini. Esattamente. E dopo poi abbiamo Musica nelle Aie, importante rassegna ormai famosa a livello nazionale nelle colline di Faenza, che è il 10 di maggio. E poi abbiamo il 12 giugno che a Formigine, provincia di Modena, esatto. Sagra Paesana. Mm-hmm. E poi cosa ci riserverà l'estate lo vedremo dopo. Comunque esatto, c'è una simpatica pagina Facebook che ho aggiornato personalmente. Brava, bravissima, ricordiamo. facebook.com/acquavite con la Q, dove potete trovare tutte queste date, segnarvele, mettere parteciperò, non mettetelo. E poi perché bisogna interessa meno, diciamo. Poi dipende, adesso c'è la nuova opzione che dice partecipa per forza o se no elimina tutto, non si sa esatto. Perché queste sì, cose ogni tanto. Sì. Ho odiato il momento in cui hanno messo le previsioni meteo, possibilità di pioggia, ma che cacchio anche. Lo vai a dire, che così dopo la gente non viene più anche. E non si può togliere. Comunque esatto, se volete segnarvi le date le ritrovate lì, oppure le trovate tutte lì. Basta che non inserisci la localizzazione GPS del luogo, però dopo la gente non sa dove andare, ma è un po' un problemino, scusa. Ma non tutti, cioè bisogna capire che la gente non ha tutte le stesse capacità, oppure c'è il nostro sito acquavite.it. Ha ragione. Ok. Ma bene, è vero, senso. Comunque, sia pagina Facebook che sito sono tutte quante aggiornate, c'è tutto quanto. Mi raccomando, andate, tanto anche tramite la nostra pagina Facebook trovate la loro, per cui facciamo tutto una cosa unica, mi piace a noi, mi piace a loro, piace tutti. Siamo sempre sulla cresta del mosto. Esatto. Come siamo social, ci piace. Ma trincate anche, offrite anche da bere nel frattempo. Sì, c'è capitato. C'è capitato. Lo faremo, quindi chi vuole venire il 10 maggio. Poi che bello. C'era una bottiglia, adesso ve la racconto, c'era questa bottiglia di Acquavite, appunto, la gente un po' si vergognava. A fine, era una giornata che durava dal pomeriggio, cioè a fine serata ce n'era ancora tre quarti di questa bottiglia. È arrivato il nostro amico, e se l'è seccata nel giro di 10 minuti. Perfetto. Era l'unico che non si è vergognato. E tra l'altro. Quindi per non far andare in coma etilico questa persona. Esatto. Esatto. A Musica nelle Aie e veniamo ad aiutarvi con la bottiglia. Esatto, di l'ultimo... è una manifestazione che è splendida. No, l'ho sentita, la conosco, non sono mai venuta. È il momento giusto. Il momento giusto. Tra l'altro è l'ultimo ricordo che abbiamo del loro amico, che ce lo ricordiamo così. Lui è la bottiglia. Sentiamo anche la Sciarelli che lo sta cercando. No, rispetto se ancora, va bene. Guarda, io direi, siamo praticamente sul finire di questa puntata, io direi di chiudere con una vostra canzone live, cosa ci fate? Abbiamo un aneddoto Irish. Ecco. Abbiamo un aneddoto Irish, cos'è? È già mezzanotte, è già San Patrizio, no? No, quasi, manca poco. Facendo finta che lo sia, comunque c'è un fuso orario tra qui e i vostri ascoltatori, quindi va bene. Esatto. Sì. Canto funebre per un paio di scarpe.
praticamente che non è tra l'altro per la stagione dei saldi, lo ricordiamo, che è finita. Non ve lo consiglio, in quanto la canzone parla di una storia vera di quando anni e anni fa in Irlanda abbandonai lì le mie scarpe che erano distrutte, che non ce la facevano più. Scusate, perché è che la può portare fuori un attimo? Giusto il tempo che finiamo di parlare, cioè, praticamente mi hai fatto perdere il filo. Le scarpe in Irlanda non ce la facevano più dopo che ci ho camminato tutta l'Europa, e quindi arrivati in Irlanda le ho proprio lasciate lì, e da questo aneddoto nasce questa canzone canto funebre per un paio di scarpe che poi ovviamente racconta dedicato alla famiglia della Valle, che salutiamo, che ci segue sempre, Ed è così che si rischiò la terza guerra mondiale. Detto questo, vi ringraziamo comunque anticipatamente, poi dopo potete scuffiare e andare di là. Complimenti. Con cautela. Senza la foga che ci contraddistingue. Grazie. Applausi inchino. A tre. Vai, complimenti. Scuffiatevi pure, andate pure di là. Noi continuiamo nel frattempo con... Guarda comunque calma, è stato il volo della cuffia, prima è stato bellissimo, se lo ricorderà per sempre la cuffia soprattutto. Continuo a ringraziare soprattutto quei fantastici uomini di là dal vetro, Mirko Manuzzi e Samuele Mussoni. Grazie al fantastico Daniele Di Blasio. Prima Di Blasio, scusa, non l'ho detto, adesso interrompo, volevo salutare Luca Casali, ecco. Che ho visto sabato sera ad una bellissima serata che è Route 39 praticamente. non sapevo se pronunciare in inglese o in italiano. Organizzata dai ragazzi di Castelvecchio del Barretto 39 qui all'Osteria del Gallo a Savignano. Una bellissima serata con la musica dei ragazzi. Tra l'altro, strumento interessantissimo. Ho visto suonare a Luca. Gli chiederemo poi spiegazioni. Cos'è. Seguite come diciamo sempre, seguite la musica live, è uno strano, soprattutto andate ad un concerto, andate ad uno spettacolo teatrale, uscite di casa, fatelo perché fa bene al cuore, perché come dico sempre, musica e condivisione. Io ringrazio la Zo naturalmente, grazie, come grazie sempre a te. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, saluto il nostro nuovo amico Alberto che ci ha appena scritto che si sta seguendo. Ciao Alberto. Grazie. Ciao. Di nuovo un cuore ringraziamento a Mirko, a Samuele, a tutti voi, alla Zo, da me vi diamo una buona notte e un buon ascolto con l'Acqua Vita. A lunedì prossimo. Ciao, buonanotte. Queste scarpe che mi hanno portato a scoprire i posti più strani, seppellisco i lazzetti bagnati di pioggia, dei fiumi e dei mari e dei tanti ghiacci, e infine le suole ormai consumate da chilometri di vagabondaggi, e con voi ho percorso sentieri in salita, non mi sono fermato mai. Camminando veloce per non incontrare i miei guai. Ho lasciato le scarpe impregnate di terra e di paesi lontani, ho lasciato le scarpe che mi hanno portato a scoprire i posti più strani, ho davanti ai miei piedi una strada infinita, sono scalzo ma non faccio fatica, non mi importa nemmeno se piove di comprare altre scarpe nuove, e continuo a incontrare sentieri di salita, ma non voglio fermarmi mai, e non ho più paura di incontrare i miei guai.
Romagna's Got Talent, Radio Icaro Rubicone, non darla ad ascoltare.